I carabinieri del comando provinciale di Torino hanno individuato due market della droga, arrestato due pusher e sequestrato oltre 2 kg di droga. A Torino i carabinieri hanno arrestato un italiano di 57 anni per possesso di droga. L'operazione è scaturita da una segnalazione al 112 fatta da alcuni condomini di uno stabile del quartiere Regio Parco, che lamentavano il continuo viavai di persone dall'interno dell'appartamento. La perquisizione dei carabinieri della stazione Torino Regio Parco ha permesso di sequestrare eroina, hashish e cocaina, un kit per il confezionamento e la pesatura della droga e oltre 5.000 euro in contanti. Sempre a Torino, i carabinieri hanno arrestato un italiano 25enne incensurato. I militari dell'arma hanno accertato un aumento di acquirenti di droga nei giardinetti di Via Tofane, nel quartiere Pozzostrada. L'attività investigativa ha permesso di individuare nel 25enne il pusher di riferimento di quella zona. La perquisizione a casa ha permesso ai carabinieri della stazione Torino Pozzostrada di sequestrare 1 kg di hashish, 330 grammi di amnesia in dosi che sembravano caramelle o cioccolatini e oltre 1.000 euro in contanti.